Secondo me rifugi significa nascondersi e creare delle case. Vuol dire sicurezza e essere tranquilli. Significa un posto sicuro in cui ti puoi nascondere da chi ti vuole far del male. E una casa sicura anti... E per me rifugio vuol dire stare in un posto dove si è protetti e c'è accoglienza. Vuol dire protezione e sicurezza. Rifugio significa un posto di solitudine in mezzo alla natura. Una casa in cui sei tranquillo. Una casa dove è molto accogliente e dove puoi stare da solo. Un posto dove puoi stare da solo o in compagnia, in sicurezza. Al sicuro dalle cose brutte che succedono nel mondo. Protetto dalle bombe. Protetto rispetto a certe cose esterne. Ti puoi nascondere dalla vita pubblica e dal male del mondo. È come un posto dove ti puoi sentire sicuro e a posto. Significa un posto sicuro dove tu puoi andare. In compagnia di persone che non conosci o anche amici. Un posto dove ti puoi nascondere dai tuoi nemici o dalla guerra, dove puoi restare al sicuro con i tuoi amici. Questa foto era la squadra di quelli che lavoravano, che ha fatto il rifugio. Noi avevamo la vostra età quando è successa la guerra. E sentivamo a tremare il terreno, perché quando cadevano le bombe facevano boom, no? No? E noi andavamo di bala, correvamo come i matti per andare dentro qua. Qua era l'entrata. Qua, e là era l'uscita, un'abitazione quasi. Era fatta di un bunker, c'erano tre stanze e c'era una luce soffusa proprio. A noi sembrava un rifugio grande quando andavamo dentro, no? Ma non è tanto grande. C'erano tante donne disperate e dormivano dalla mattina alla sera, stavano dentro pregando, perché avevamo paura di venire a casa. Noi però da bambini venivamo fuori perché eravamo curiosi e stavamo vicino al rifugio a guardare le evoluzioni degli aerei, perché venivano fuori dal finocchio e là cominciavano a sparare i tedeschi qua sopra. Incendiavano tutto con gli aerei, gli anglo-americani. E ci sono stati dei morti, bambini come voi, no? Che hanno trovato queste cose in campagna, no? E sono morti, o sono stati mutilati, vero? Allora, io sono Mariano Frisera, abitavo qui a 100 metri di distanza. Io mi ricordo, io non sono mai stato in rifugio in tempo di guerra, no? Perché in 10 in cantina dormivamo, quando c'era l'allarme, suonavano queste sirene, allora andavamo in cantina. Venivo qua a vedere quando scavavano, prima ancora che fossero i bombardamenti. Ecco, noi abbiamo giocato dentro lì, da quando eravamo come la vostra età, qui, tantissimo. Andavamo a cogliere la creta dentro
per fare le ballotte, per giocare. Era proprio un'emozione a guardarli in den canton, tra la neve spuntare un fiore, mi sentivo come un fiore. Che portevo alla mia mamma e è per prima guadagnar, che zollino che mi chiama e mi aspetta per giugar, che all'orzo de scarmenon, ora invece ho coperton, per nar dentro nel rifugio, a brusarlo, che coraggio. Allora, io sono nato nel 49, quindi la guerra era già finita da 4 anni. Abitavo proprio in una casa qui adiacente al vecchio campo sportivo, su cui si affacciava anche la roccia con il rifugio. Il rifugio era un'attrazione irresistibile. Si andava dentro con dei vecchi copertoni, dei pneumatici delle macchine, abbandonati, bruciavamo quelli e entravamo magari in 3 o 4 con questo copertone brusato. E dopo, prova finale, da soli, al buio completo. Dentro non si vedeva niente. Quindi, nel momento cruciale, si poteva anche serrare gli occhi, che era la stessa roba. Però vi assicuro che era una prova di coraggio straordinaria, perché quando te venivi fuori, te sentivi, Madonna, un grande, te sentivi, ecco. Allora, questa storia si colloca fra l'8 settembre, fra 2 settembre del 1943 e la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè nel maggio del 1945. Siamo in piena guerra, l'Italia viene bombardata quasi ogni giorno, quasi ogni notte dagli aerei anglo-americani e bombardano anche i centri cittadini. Io ricordo benissimo che si viveva, io ero bambino, piccolissimo, però ricordo ancora molto bene l'improvviso urlo della sirena e allora in quel momento si capiva che bisognava fuggire, bisognava scappare. Mia mamma mi prendeva per mano e si cominciava a correre, si correva in silenzio verso il rifugio e si restava immobili. Il silenzio era totale. A un certo punto si sentiva in lontananza il rombo, cominciava a sentire il rombo degli aerei che arrivavano e all'improvviso gli spari della contraerea. Colpi violentissimi, secchi, tremendi. Sembrava che il rifugio, pur essendo di roccia, sembrava che tremasse tutto. In questo rifugio si faceva molta fatica a respirare. Mancava l'aria, c'era una puzza tremenda, una puzza della paura, una condizione quasi infernale. Ecco, si usciva, si vedevano qua e là i fumi degli incendi, si tornava verso casa e si vedeva che la casa fortunatamente era ancora in piedi e si tornava ai piccoli giochi che si avevano allora, insomma si ritornava in tranquillità in attesa della nuova sirena. A me della gran paura che aveva, non volevo neanche andare via dal rifugio, col cane che mi fece compagnia e mi resta una paura che era la metà fuori di noi. Perché le paure che ho passato a me, non le ho passate a nessuno, penso. Perché un putterò da adrenale che sta sotto le bombe, viene fuori giù, viene fuori tolto, ma... Quel signore si chiama Arnaldo Masera, aveva 10 anni all'epoca, e dice una cosa importante nel finale, quando dice forse non interessa a nessuno questa cosa, questa storia, ma a me interessa, il ricordo è rimasto. Ecco, l'importanza del ricordo, della memoria, ve ne avranno parlato sicuramente le vostre maestre, è il motivo per cui siete qua oggi. Quindi stiamo imparando in questo momento che la guerra è una cosa orrenda e bisogna imparare a non ripetere più gli stessi errori. Mio papà mi raccontava sempre di questo avvenimento, di questo bombardamento a Sant'Ilario. Non se ne parlò più per tantissimi anni e non si seppe mai il perché un bombardiere americano lanciò delle bombe in campagna dove si erano rifugiati un gruppo di persone. 18 persone morirono in quella situazione, in quel caso. Quindi io sono partito da questo ricordo di mio papà perché mi interessava fare memoria. Oggi, 26 novembre, vi racconteremo del rifugio antiaereo che giace nel nostro paese, Volano. Lunedì scorso sono venuti dei testimoni a raccontarci la loro
vita durante la guerra. Era una fredda mattina del 1944. Alle 8 in punto tre squilli di sirena svegliano il paese. Da dietro il finocchio arrivano uccelli di argento. Intanto i tedeschi preparano la contraerea. La maggior parte del paese corre nel rifugio antiaereo, mentre il resto si rifugia in cantina. Il cuore serviva per incoraggiarsi. Nel rifugio provavano tante emozioni, paura, ansia, amicizia, coraggio. Batteva forte il cuore quando arrivavano i caccia. Il cuore serviva per collaborare, infatti hanno costruito il rifugio insieme. A quel tempo c'era la povertà. Ogni giorno bisognava lottare con il proprio cuore. In paese la misericordia c'era e si vedeva attraverso gli occhi delle persone. Perché quando c'era la guerra si stava insieme e ci si aiutava. Non solo ai soldati batteva il cuore, ma anche alle persone che si trovavano nel rifugio. Boom, 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 boom. La mia camera è un posto sicuro perché è privato e nessuno ci può entrare senza il mio permesso. E poi, se mi metto sotto le coperte, mi sento sicuro e anche sereno. Fuori da tutte le offese e di solito sto da solo perché mi aiuta di più a consolarmi e nascondermi. Quando sto male o ho paura, mi accucio sul divano del salotto e per me quello è un rifugio comodo e sto da solo. Libertà uguale sfogare la propria anima. Per me il rifugio è un posto dove quando sono triste vado e mi tira sul morale. È il mio letto dove mi siedo e quando sono arrabbiato mi metto a leggere e mi tranquillizza molto. Perché quando sono triste mi rifugio sotto le coperte e quando dormo e li lascio i miei sogni e mi sento più felice. C'è anche una persona che considero un rifugio, la mia migliore amica Greta. Con lei mi sono sempre trovata bene, da quando sono arrivata qui in Italia, in questa scuola, perché è simpatica e gentile. Anche quando capivo poco l'italiano, mi stava vicina. Lei è stata la prima compagna che mi ha invitata ad andare a casa sua, a giocare. E qualche volta è venuta lei a casa mia. Quindi lei conosce bene il mio rifugio, che è il mio letto. Fantasia. Ci sono tanti pensieri che la mente potrebbe esplodermi come una bomba lanciata da un aereo somigliante ad un uccello d'argento. Il mio rifugio nella fantasia perché accolta e mi può portare ovunque. Il mio rifugio è il mio trampolino perché faccio un salto nella fantasia. Un altro rifugio è ovunque sto da solo. Il mio rifugio è il vecchio ufficio di mio papà, dove mi rifugio per parlare con la mia fantasia. Un altro rifugio è l'iPad. Io gioco con Andrea e giochiamo insieme e per me mi rende felice. Il rifugio per me è un modo di nascondersi dagli altri. Lui è uno sacchiotto di peluche che si chiama Bubu. Io mi sono sempre confidato con lui. Egli mi è sempre piaciuto, mi ha sempre ascoltato e aiutato. Un altro rifugio è il campo da calcio perché mi ritrovo con i miei amici e sono felice perché giochiamo tutti assieme. Per me il rifugio è il divano con la televisione. Io mi sento protetto perché sono vicino alla mia famiglia. A volte io entro nel rifugio da solo e a volte no. Per me un rifugio è il mio CD di Caparezza. Per me è come una ninna nanna. Per me rifugio non è una persona, non è una cosa, ma un animale. È in un posto molto nascosto, è dai cavalli del mio prozio, che sono nei prati di montagna. Mi piace perché mi sdraio sul grande mucchio di paglia. Poi ne ho anche uno segreto in mezzo agli alberi. È molto nascosto e difficile da raggiungere. Entro sempre quando sono arrabbiata o triste, ma non porto mai nessuno lì, solo certe volte il mio gatto. Amici sono un riparo perché ti accolgono con un caloroso abbraccio. La famiglia è una sicurezza perché ti accolgono e ti abbracciano.
e quando torno a casa al papà lo abbraccio forte perché lui per me è il rifugio più grande che c'è. Per me i miei rifugi sono le persone più speciali del mondo, Chiara e Anna Chiara. Poi ho altri rifugi, sono la mia mamma, il mio papà e le mie sorelle, perché queste sono le persone più importanti per me. Sto benissimo con queste persone perché mi diverto tantissimo con loro. Per me un rifugio è la mia migliore.